Aotearoa, non so bene come si pronuncia. È questa la meta del mio nuovo viaggio. E come succede sempre quando si inizia a progettarlo, c'è sempre un preciso momento che lo rende concreto e che lo toglie dallo scaffale dei sogni. È venerdì 21 novembre, quando mi hanno confermato la disponibilità delle moto nella città di Christchurch. Pertanto, oggi ho acquistato anche i biglietti aerei. Per individuare la località sulla mappa, ho dovuto ribaltare il mappamondo. Sul planisfero, rispetto a Roma, è equidistante tanto che si voli sorvolando le Americhe o che lo si faccia attraversando le Indie. Praticamente la distanza non cambia, 12 ore nette di fuso orario. Ho cercato le moto più economiche, il volo più cheap che ci fosse sul mercato. Dovrò trascinare anche i bagagli da uno scalo aereo all'altro perché il volo non è diretto. Occorreranno un totale di 45 ore per raggiungere la meta. Mi accompagna un collaudato amico, con cui nel 2019 ho percorso tutta la Patagonia e sono veramente felice di averlo con me. La pubblicità della Nuova Zelanda, se non avete ancora capito il paese, dice che in questa nazione ci sono le più belle strade per motociclisti del mondo. Beh, lo dicono loro e vi saprò dire poi se è vero, ma vi voglio svelare un segreto. Per me questo è praticamente un pellegrinaggio. Voglio percorrere con la mia moto una mitica spiaggia, la Oreti Beach, vicino a Invercargill. Qui viveva Bart Monroe. E su questa spiaggia mise a punto la moto che gli permise l'iscrizione nella Hall of Fame. Per chi non conosce la storia di Bart, acquistò nel 1920 una Indian Scout che raggiungeva a malapena una velocità massima di circa 80 km ora. Da solo, modificandola, aumentandone la cilindrata e le prestazioni, la portò in decine di gare di velocità in giro per tutto il paese. Ma il suo desiderio era correre la Bonneville Speedway in Utah, negli Stati Uniti d'America. Pertanto, nel 1960, vendendosi tutto, riuscì a coronare il suo sogno, assicurandosi anche il record mondiale di velocità a 305 km orari sul Grande Lago Salato americano. Un personaggio incredibile, interpretato magistralmente da Anthony Hopkins nel World Fastest Indian. È questa la storia, è questo il mio sogno. Ma ora è tempo di partire. Oggi non posso descrivere paesaggi o luoghi, solo il lento trascorrere del tempo perso tra uno scalo aereo e l'altro. Il viaggio per la Nuova Zelanda è lunghissimo. Doha, la prima tappa, ci ha accolto con il suo aeroporto giardino. Sorvolando il deserto non ti aspetti di scendere in questa oasi artificiale custodita all'interno di un terminal serra, completamente piena di alberi e piante. Tutto è pulito, asettico, pieno di negozi stralusso che fanno da vetrina ai brand più famosi. In compenso, nella zona di transito verso il gate, ho trovato solo due negozi che vendevano cibo. Una gelateria, dove il prezzo dei coni è quotato a carati, come fossero diamanti, e un negozio con sandwich preconfezionati, dove quello più scrauso era a 85 rial, circa 22 euro. L'aeroporto di Kuala Lumpur odora di fritto. Mi sembra di sentire anche un vago odore di limone. Le vie ai gate traboccano di gente, la cui principale attività sembra sia quella di mangiare. Ho impiegato altre 7 ore a arrivare e devo recuperare i bagagli, uscire dai voli domestici e rifare il check-in per i voli internazionali. Con un po' di smarrimento mi accorgo che tra i due terminal c'è un bel tratto di autostrada a 6 corsie. Spero di aver azzeccato la navetta, che ora fila veloce in area di sorpasso. Altre 5 ore di attesa e mi imbarco sullo scassato volo dell'Air Asia in direzione Melbourne. Se pensate che i nostri voli low cost siano all'osso, non avete idea cosa fanno qui. A questo punto, a forza di stare seduto, ho le mutande tatuate sulla pelle. Dopo 4 ore di volo cominciamo a sorvolare l'Australia. Mamma quanto è grande, una uniforme massa di terra che sfuma dal bruno al marrone.
Il passaggio del check-in a Melbourne è al limite del surreale. Decine di postazioni automatiche dove inserisci il passaporto senza fare nessuna fila e in 2 minuti 2 ti stampa la carta d'imbarco e le etichette per i bagagli. Ovviamente il totem, scannerizzando il passaporto e vedendo che sono italiano, imposta la mia lingua per le poche risposte che devo dare. Finalmente l'ultimo tratto, da Melbourne a Christchurch, 3 ore e mezzo di volo con la Air New Zealand. Per la conquista dell'ultima meta ci dobbiamo assorbire 3 distinte code, una per i passaporti, una per le dichiarazioni doganali e infine quella del Ministero dell'Agricoltura, giurando che non abbiamo con noi nessun tipo di vegetale, frutta o seme. Per le cose strane, su questionario ho dovuto giurare che i miei vestiti e le scarpe nell'ultimo mese non sono state usate per fare trekking e che sono state perfettamente lavate. Ieri sera non abbiamo potuto visitare Christchurch. Eravamo sfiniti, abbiamo investito le ultime energie nella ricerca di un buon ristorante dove festeggiare l'arrivo. La città è viva, piena di locali e di gente. Per cenare abbiamo scelto un posto che si chiama Casa Pubblica e ci siamo storditi con birra e sidro, cercando di mangiare qualcosa di decente dopo 2 giorni di cibo spazzatura. La città è completamente nuova, rifatta dopo i devastanti terremoti del 2011. L'area del centro dove ci troviamo è ordinata e pulita, in maniera quasi maniacale. Stamani la temperatura è gradevole, al sole si può stare con la maglia a maniche corte, ma come ci ha insegnato la sera, appena tramonta il sole si passa immediatamente dalla t-shirt al piumino. Questa è l'estate di questi luoghi. Voglio però iniziare a raccontarvi del viaggio, soprattutto il motivo che mi ha fatto scegliere di visitare solo la grande isola del sud. Anche se la ragione è molto semplice, rimarrò qui solo 20 giorni e voglio avere tempo di vedere e capire questi luoghi. Viaggerò prima nella parte più rurale e poi in quella più selvaggia. In una parte di paese dove la natura ha ancora molto da dire all'uomo e lo può tenere per lunga parte dell'anno ostaggio della sua forza. Nella mappa ho disegnato un lungo filo rosso che lega tutti i luoghi che intendo visitare. Saranno oltre 5.000 km di piccole strade. Nella prima parte di questo viaggio andremo verso nord. Salendo di latitudine dovremmo trovare condizioni meteo più favorevoli. Ma questa è la prossima storia. Ora andiamo a conoscere Caterina di Moto Rent New Zealand, che ci dovrebbe aver preparato le moto. Hai Caterina, dico entrando in un'officina deserta. Dietro il bancone trovo invece Ross, grande, grosso, con un barbone rosso hipster fino al midollo. Luca, mi risponde, ti attendevo. Caterina oggi non c'è. Andiamo subito a vedere le moto, le ho tirate al lucido e revisionate completamente. Faccio un piccolo giro intorno al mezzo, accendo il motore, suona bene. Carico i bagagli e mostro a Ross il percorso che vorremmo fare. Ci consiglia subito una deviazione verso l'interno. Accetto il consiglio, tanto il piano è non avere un piano. Mentre mi metto nella via, realizzo che qui si guida a sinistra. Avevo rimosso. Mi inserisco nel traffico con attenzione, cerco di prendere confidenza con gli automatismi di guida. Intanto, quando attraverso gli incroci, guardo sempre dalla parte sbagliata. Ross, per rendere chiaro il concetto, ha dipinto sul cruscotto una gran freccia gialla con scritto LEFT, per chi non avesse capito. Siamo già fuori dal centro, in una periferia di case basse, che scemano subito, diradano e dopo poco svaniscono, lasciando il posto ai prati e a una verdissima vegetazione. 50 km e decido che ne ho abbastanza della statale 1. Voglio vedere il mare e devo per un luogo chiamato Cathedral Gully. La costa è alta, scoscesa, si rompe nel mare lasciando piccoli isolotti alla deriva. L'azzurro è prepotente, l'onda si arrotola a qualche centinaio di metri dalla riva. Un isolato surfer prova a cavalcarla. Mi fermo sotto un gruppo di alberi che presidiano la duna costiera. È composta di rumorosi sassi piatti. Ogni passo sembra dichiarare alla natura la tua umana presenza.
Il mare suona le pietre, prima con fragore, poi allontanandosi, strascicando un'unica nota che ripete ipnotica all'infinito. Tronchi bianchi accatastati formano un precario rifugio. Poco lontano una panchina di poche pretese sembra guardare il mare. Qualcuno vi ha applicato una piccola targa. In loving memory of Allison. Mi piacerebbe che qualcuno facesse una cosa così per me, vicino a qualcosa che ho amato. Vorrei però la certezza che la natura si possa riprendere anche quel flebile ricordo, lasciando che si disperda nella risacca. Invidio le piccole case di legno che appaiono sbucare dalla macchia. Una ha proprio la forma di casa, come la potrebbe disegnare un bambino. La parete che guarda verso il mare è tutta vetrata. Dentro si intravedono i mobili, gli oggetti di tutti i giorni, i ninnoli appresi alle pareti. I proprietari devono amare molto questo posto, per renderlo più importante della vita privata. Sembrano dire ai passanti: «Ehi, gente, non guardate di qua, lo spettacolo è di fronte a voi». Come si appiccicano a pensare alle cose. Mentre percorro la strada, i ponti che trovo sono a una sola corsia. Sull'asfalto una scritta a vernice ti invita a metterti in fila e a dare la precedenza a chi ha già occupato prima di te lo spazio del ponte. Dopo poco, trovandone altri, mi rendo conto che non ci sono i segnali verticali di precedenza. Tutto invita a fare le cose piano, con consapevolezza. Una invisibile ferrovia attraversa più volte la strada. I passaggi a livello non hanno sbarre, non cercano di fermarti, devi essere consapevole del pericolo. La strada consigliata a Ross va verso l'interno, copia le ansie di un fiume che largo sembra non avere chiara quale direzione sia la migliore. Si disperde in mille rivoli, scompare e riappare nascosto tra i monti di ghiaia. La temperatura è perfetta, 20 gradi. Le curve tornanti scalano il fianco della montagna. Intorno pascoli e mucche ricordano la presenza dell'uomo. Dondoliamo per un paio di ore in uno scenario alpino, per discendere poi verso Kaikoura. L'ampia baia è circondata da una piatta lingua di roccia che ti accompagna fino alla riva. Qui si rompe sul filo del mare, salta giù di un paio di metri. Nell'acqua, grasse, spesse, alghe si muovono lente dondolando nel respiro dell'oceano. Qualche chilometro più a nord c'è una pinguinera, come dicono in Cile, ma oggi non ho la forza per andare a visitarla. Vado diretto al motel. Parcheggio la moto di fronte alla camera mentre il sole basso sull'orizzonte abbandona la giornata. A domani. Kaikoura, dove abbiamo dormito, è un grumo di case che vive di turismo. La maggior parte degli esercizi, ristoranti e dinner è lungo la strada che porta alla Seal Colony. La guida dice che all'imbrunire sia il momento migliore per avvistare le foche. Cammini lungo la scogliera per qualche chilometro e le puoi vedere tra le rocce. Al ritorno puoi rifocillarti con le piccole ragoste che vivono nei fondali rocciosi prospicienti e che campeggiano nel menù di ogni locale. Ieri pomeriggio ho eseguito solo la seconda parte del programma, quella più facile e con il meno sforzo. Stamani abbiamo deciso di prendercela comoda. Il sole è fantastico, l'aria è ferma e frizzante. Caricate le moto per partire, abbiamo aspettato che l'aria si riscaldasse un po'. Come lucertole ci siamo seduti al dinner accanto al nostro motel. La cameriera ci chiede da dove veniamo. Lei è cilena, vive qui da 6 anni. Ancora non ha un permesso di soggiorno permanente, non è ancora riuscita a tornare a casa una sola volta, troppo costoso, dice. Con Fabio gli raccontiamo della nostra avventura nel suo paese. Sul volto serio allora si accende uno splendido, malinconico sorriso. Quando a un tratto mi dice: «Siete stati così a sud, i luoghi della mia terra di cui ho sentito solo parlare», mi vergogno un po'. Mi sento un privilegiato. Imbocchiamo la solita statale 1.
Il tratto iniziale copia la costa, offre una vista sul mare che lascia senza fiato. Al lato della strada, tra l'erba e le rocce, si snoda il binario della ferrovia. Puoi fermarti e attraversarla per raggiungere il ciglione che degrada verso il mare, senza ostacoli che si frappongano in mezzo. La piccola massicciata non disturba il paesaggio. Sono felice di questo approccio minimale senza barriere. Forse qui ai bimbi fanno subito una cura per il locco. Li vaccinano contro i potenziali pericoli e il resto è solo selezione naturale. Per 70 km me ne sto buono nel rispettosissimo traffico neozelandese. Qui tutti sembrano onorare limiti che peraltro sono anche amichevoli. In prossimità delle scuole c'è il limite di 30, ma solo quando la scuola è aperta. Mi sembra una ragionevole regola. Studiando la mappa ho notato che nel momento in cui la statale 1 punta decisa verso l'interno, una piccola strada si perde tra i campi. Si arrampica sul frastagliato promontorio. La imbocco e decido di fare una sosta quando dalla montagna degli splendidi grandi pini sembrano scesi sulla riva del mare a bagnare le radici. Stupito, sento anch'io il bisogno di toccare l'acqua opale che bagna la riva. Dentro la lunghissima baia per chilometri, fino a dove posso vedere, non c'è nessuno. I sassi sono tiepidi e piacevole rotolarli tra le dita. Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. Come iniziamo a salire, finisce l'asfalto, solo ghiaia ignorante che scappa da sotto le ruote. Tornante dopo tornante, la strada sale, scende poi per accompagnarti in piccole, isolate baie. Percorro più di 100 km trovando solo qualche casa in mezzo al verde, delle isolate fattorie e tra i tanti un luogo dall'evocativo nome, Oyster Bay, dove grandi barche da lavoro, dalla larga coperta, dondolano stanche nel profondissimo fiordo. Le felci che fiancheggiano la strada hanno un piccolo tronco, salgono su per alcuni metri con alla cima il ciuffo delle foglie che si apre come una piccola palma. Per annusare la profumata aria del bosco ho viaggiato con la visiera del casco aperta. Una piccola ape mi appunto sulla guancia che ora pulsa e brucia, insieme alla pelle del volto arrossata dal sole. You're painting scenes on my storyline, so carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be. Arrivato a Nelson, a tarda sera, andiamo subito in un piccolo ristorante con la struttura sospesa sull'acqua del porto. C'è posto solo fuori, su una piccola panca che guarda il fondo del mare. Già fa un po' freddo, indecisi ci sediamo. Non abbiamo la forza di trovare un altro locale. La cameriera, gentile, si sforza di dire qualche parola in italiano e si raccomanda, nell'attesa dei piatti, di fissare i jellyfish, le rosse meduse che si abbandonano alla corrente. Dopo poco, dal fondo melmoso, una manta dalle grandi ali sale e si concede alla vista, anche lei invitata alla cena. Bene, per oggi può bastare. Ci sentiamo domani.
lasciamo Nelson per dirigersi al nord con un obiettivo ben preciso: andare a visitare il Wariki Eco Sanctuary. Il meteo ci vuole bene, anche oggi sole e 21 gradi, un paradiso. Faremo sosta a Rameka, non è un paese, ma un luogo in mezzo alla campagna dove alloggeremo. Ci fermeremo un attimo per lasciare i bagagli e proseguire leggeri. Usciti dalla città, imbocchiamo la statale 60. Va su dritta sparata verso la montagna. Per chi ama le curve, 100 km di pura adrenalina. La strada discende poi fino a un'immensa laguna salata. Il mare si è ritirato per chilometri, lasciando il posto a una lunare superficie. Non una canna, un'alga o un qualsiasi tipo di vegetazione, solo sabbia e pozze isolate che riflettono la luce del sole. Si accendono e si spengono col passare delle nubi, che fanno una sosta sulla cima delle montagne, come per riprendere fiato. Sembrano arrivare stanche dopo aver finito il loro scopo, scaricata l'acqua sull'altro versante dell'isola. Lungo il tragitto, innumerevoli torrenti si disperdono in questo mare di sabbia e melma. Devo prestare attenzione ai ponti, che si susseguono e sono tutti a una sola corsia. Stretti e snelli assolvono il loro dovere, ma potrebbero essere una trappola mortale se non fosse per il disciplinatissimo guidatore neozelandese. A proposito di disciplina, faccio ancora molta fatica a guidare a sinistra. Ogni incrocio o svolta mi ripeto come un mantra: stare a sinistra, guardare a destra, stare a sinistra, guardare a destra. Quando il mare, improvviso, arriva a baciare la costa, sembra ridare colore al paesaggio, sfumi di azzurro il verde dei campi. Mi fermo, scendo sull'arenile. È così lungo che non se ne vede la fine. Grandi tronchi, strappati da chissà dove, alti quanto me, ti ricordano la forza della natura. È bassa marea. Gabbianelle camminano agili sull'arenile. Snelle non hanno l'arroganza dei cugini gabbiani. Vicino a loro passeggia un uccello dall'elegante livrea nera. Affonda il lungo appuntito becco arancione nella melma. Sembra specializzato nella ricerca dei molluschi che si nascondono sotto l'umida sabbia. Inizia lo sterrato e come solito mi si accende il sorriso. È più forte di me. Adoro scivolare sulla breccia smossa, ma mi devo dare un contegno. Sono ormai in prossimità del santuario ecologico di Wariki. Il santuario è stato costituito da pochi anni, ha delle piccole aree recintate protette da trappole contro i ratti e gli ermellini per permettere alle berte di nidificare. Assomigliano un po' alle nostre tortore, beige con la pancia bianca. Salgo il crinale che conduce alla scogliera di Cape Farewell. Adagiate nel profondo del pascolo ci sono decine di pecore. Hanno la lana così spessa da farle apparire gonfie, come disegnate in un fumetto. L'erba è verde, come da noi in primavera. Ringrazio la caritatevole mano che ci ha sino a oggi salvato dal diluvio. La costa bianca di arenaria tagliata verticale cade per decine di metri. Al sole fa brillare il suo quarzo come in un gioiello. Un magnifico arco di pietra affonda la sua colonna nell'acqua scura del mare. Percorro quasi un chilometro in equilibrio precario sulla costa della scogliera. I piedi affondati nell'erba, il vento che forte toglie il respiro. In lontananza altre insenature, grotte e baie, sulla costa che degrada verso la chilometrica lingua di sabbia di Farewell Spit. Cerco di scuotermi, di darmi una smossa, vorrei accovacciarmi nel pascolo ipnotizzato dal paesaggio, ma voglio andare più a nord. È difficile staccare gli occhi da questi luoghi, dove la natura è fragile e possente, e nel medesimo istante commuove. Risalgo la polverosa strada che porta a Wariki Beach. Parcheggio e mi incammino su un piccolo sentiero sabbioso che si immerge nella macchia. Costeggia un piccolo fiume dal fondo colore del bronzo. L'acqua emerge dalla vegetazione, si avvolge in spire come farsi largo nella foresta. Poi
Di fronte mi trovo la parete quasi verticale della duna. La scalo. Quando mi affaccio non sono preparato. Rimango fermo impietrito. Un mare di sabbia fine, bianchissima, degrada verso il mare. Pettinata dal vento, forma creste e piccole valli. Muovo a stento alcuni passi, mi sembra di turbare un equilibrio, il vento spazza l'arenile, un velo di sabbia leggera si muove a cancellare in pochi istanti i segni del mio passaggio. Centinaia di gabbiani urlano al vento, perloni di roccia emergono dal mare, bucati dai fortunali formano archi e portali. Il mare non entra prepotente nella baia, sembra voler preservare la piatta superficie dell'ampio arenile, lo rende prezioso coprendolo con un velo di acqua lucente. Mi fermo un istante a rimirare una formazione rocciosa. Tutto il quadro ha un aspetto in qualche modo a me familiare. Poi mi rendo conto di un dettaglio e mi viene da sorridere. Ho avuto questa immagine negli occhi migliaia di volte. Ora non lo vorrei dire per non rompere la poesia del racconto, ma mi rendo conto di essere esattamente all'interno dell'immagine usata come screensaver per il lancio di Windows 10. Lasciare questo luogo spettacolare e doloroso, ma come sempre il tempo è tiranno e devo fare un'ultima sosta prima di rientrare. Risalire la duna è faticoso. Trascino i piedi, cerco i punti più solidi che sostengono i miei passi. Finalmente raggiungo la moto e al ritroso mi precipito giù per lo sterrato, fino a Fewell's Pit. La fermo proprio al limite della battigia. Entro in spiaggia e con sorpresa scopro che è fatta di milioni di conchiglie che si rompono sotto i miei piedi. Sembra di camminare sulle uova. Mi sento colpevole di un attentato alla natura. Eppure nessun cartello impediva il passaggio. Fermo, immobile, per non causare altri danni, guardo il mare, che tremulo muove l'orizzonte. Non oso andare avanti. Resta che rientrare nella splendida fattoria che ci fornirà rifugio. Salendo, gli alberi sono così grandi che sembrano avere la consistenza della pietra. Arrivato, mi faccio una doccia e mi sdraio sul prato. Davanti a me ho una pecora, una capra e due cavalli che pascolano quieti. I cani della padrona, festosi, mi lavano il viso. Non ho la forza per contraddirli. A domani. È giunto il momento di attraversare l'isola e lasciare il paradiso di Rameka. La padrona di casa ci aveva accolto a piedi nudi sull'erba. Non so ancora decidere se fosse più morbida la spessa moquette della casa
o lo splendido profondo prato che circondava la villa. Abbiamo percorso a ritroso un pezzo di strada verso Nelson. Ne approfitto per fare una deviazione verso la Tasman Bay. È l'ingresso sud del parco nazionale Abel Tasman. Voglio almeno vedere la Golden Bay. Scendo giù dalla ripida costa e come solito il mare sembra aver abbandonato l'isola. Le barche in secca su quello che era il fondale annaspano nella sabbia umida tra rivoli d'acqua. Inclinate malinconicamente su un lato, sembrano trascinate lì da uno tsunami. Intravedo in lontananza la linea dell'oceano. Avrà liberato non meno di un chilometro di costa, come se l'isola si fosse sollevata. La zona umida che precede la secca è piena di uccelli, gabbiani, sterni, aironi, decine di altre specie di cui ignoro il nome. Un'erba legnosa, ispida, fitta, pare fatta apposta per impedire l'accesso al pantano. La Golden Bay è veramente d'oro, una lingua di sabbia profonda dove fatichi a camminare divide l'azzurro del mare dal verde della foresta. Tender and kind, built over time, this is my love for you. Steady and pure, patient and sure, this is my love for you. So shout from the city gates. Non resta ora che puntare decisi verso l'interno. La temperatura sale, fa decisamente caldo. Per quanto possa sembrare strano, qui nelle valli interne producono il vino. La campagna ha un ordine maniacale. L'abbondanza di acqua e il clima rendono le colture splendide. Gli alberi che fiancheggiano la strada, dal perfetto portamento con i rami, coprono entrambe le corsie. Il passare dei mezzi ha creato nella chioma una sorta di verde squadrata galleria. Dopo 150 km facciamo una sosta nella sonnolenta Murchison, nata qui a seguito della scoperta dell'oro. Ci sono ancora alcune case di legno originali. Ci fermiamo in una specie di saloon. Mi chiedo quale scienza abbia insegnato in questi luoghi a fare le uova con il bacon così buone. Un mistero. This is my love for you. Shout from the city gates. Hear heaven bless this day. That all the elders say that this love is worth the wait. Dopo il paese, la valle si stringe. La strada per passare buca il fianco della montagna, una mezza galleria, una sorta di tasca scavata con un affaccio sul fiume azzurro che spumeggia nella gola. This is my love for you. Attraversiamo piccoli precari ponti sospesi prima di trovare il mare di Westport. La città sembra non avere una dimensione verso l'alto, solo case di un piano che affondano nell'estuario del fiume. Mentre passo, stanno parcheggiando un'enorme casa. Un rimorchio per carichi speciali la solleva a un metro da terra, per sfilarsi poi da sotto e appoggiare l'edificio su decine di piccoli pali infissi nel terreno. Qui deve essere una cosa usuale, nessuno sembra badare a quello che a me sembra straordinario. In qualche maniera mi affascina immaginare che, come un mollusco stufo di un luogo, possa trasferire il mio guscio in un'altra città. Andiamo al nostro alloggio, voglio scaricare i bagagli. L'edificio in legno mostra tutti gli anni che ha. Un po' cadente, tenuto insieme da più strati di successive manutenzioni che gli danno un effetto patchwork. Sulla porta ci accoglie una signora giapponese, non una flessuosa geisha, ma una palestrata culturista. Sulle spalle, che sbucano dalla canottiera, ha tatuate due stelle, come quelli che si incidono gli appartenenti alla Yakuza, la mafia giapponese. Per il resto è amabile e cinguettante. Cerca di spiegarci quali sono i luoghi imperdibili della città. Ci riempie di piantine scarabocchiate con cerchi e intraducibili geroglifici. Quando finalmente riusciamo a spiccicarci addosso, partiamo per la Sea Elconody Tauranga Bay.
Ci arrampichiamo sul costone di roccia e da un affaccio predisposto sul sentiero, eccole, adagiate sugli scogli battuti dal mare, foche con molti piccoli. Le madri le allattano, la pinna sollevata sembra cingerle in un tenero abbraccio. Scendo sulla lunghissima spiaggia. Il vento forma un aerosol di salsedine e acqua di mare. La nebbia dello spray si muove sulle onde che si incrociano ribollendo in ogni direzione. Mi cammino sulla sabbia umida, fino a quando un velo d'acqua la ricopre. Avanzo e ho la sensazione che il mare si stia ritirando ancora. Mi giro e Fabio è là, un puntino lontano sulla battigia. Di fronte le piccole isole di roccia, sommerse dalle onde, appaiono sul punto di cedere alla furia del mare. Una birra sulla scogliera, una montagna di patatine fritte con perce di ketchup per non farsi mancare un po' di junk food e la serata finisce. A domani. Stamani siamo partiti con calma, leggeri e senza bagagli. Stasera torneremo a Westport e per cominciare bene la giornata facciamo una sosta al dinner. Oggi le solite uova fritte ci vengono servite con una variante, polpette e salsicce. La strada taglia l'abitato di case basse, sembrano tutte deserte. Una grande miniera di carbone ha tenuto in piedi questo luogo per decenni. Oggi tutto sembra spegnersi, in giro solo qualche anziano. Intorno è tutto un po' cadente, splendidamente malinconico, tenuto insieme solo dalla forza dei ricordi. Siamo diretti verso il Kauraji National Park, esattamente a Karamea, 120 km a nord dove la strada finisce e inizia Leafy Track. Le piccole case di Birchfield, costruite sulla battigia, guardano il mare. L'arrotolarsi dei cavalloni, hanno occhi grandi, consapevoli di essersi presi un pezzo di paradiso. Sono poche, solo qualche decina senza grandi pretese. Una pianta quadrata senza fronzoli. Le facciate sembrano colorate dalla mano di un bambino. Verde acqua, lilla, un tenue beige. Più volte mi fermo e entro sulla battigia. Non c'è nessuno. L'occhio si perde per decine di chilometri, a monte e a valle, in una densa nebbiolina di salsedine sollevata dal frangersi delle onde. La spiaggia in alcuni punti è larga centinaia di metri, da grigia bagnata diviene bianca, impalpabile, profonda, ti viene voglia di levarti le scarpe e mettere radici. Fiumi dal colore dell'oro sembrano conferire al mare con solennità l'acqua dolce della montagna. Dobbiamo salire, lasciare la riva per scavalcare un tratto di costa così ripida da essere invalicabile. La vegetazione sul fianco del rilievo è tanto fitta che pare volerlo soffocare. Mastusalemmi vegetali esplodono verso l'alto, coperti di lunghi licheni.
proprio come gli Ents di Tolkien, ti attendi che inizino a parlare. Le felci, alte almeno 10 metri, sbucano da una inestricabile macchia. Con la moto rallento, non riesco nemmeno a sfruttare il magnifico fondo, per pennellare le curve e i tornanti. Le cose che ti circondano sono troppo belle per perderti qualche dettaglio. Arrivati alla porta del parco, un kiwi, simbolo della Nuova Zelanda, ci accoglie. L'uccello sembra non aver paura, ti scruta, poi si avvicina e si piazza proprio sotto la moto. Mi cammino lungo il fiume, che sembra fare da argine naturale a un mondo incantato. L'acqua è così trasparente che riesce a vedere l'ombra proiettata sul fondo da un piccolo gabbiano che galleggia tranquillo sulla superficie. Cammino in punta di piedi sulla riva. La sabbia di una grana grossa cigola rumorosa a ogni passo. Un cormorano, sdegnato dalla mia presenza, si allontana veloce, lasciando a ogni battito d'ali un cerchio sull'acqua che lenta scorre. La foce è un titanico scontro tra le masse d'acqua del fiume e i cavalloni. L'acqua sembra non avere più una direzione, si innalza, si agita e sbatte fragorosa sulle rocce. Voglio entrare nella giungla. Ho visto un ponte di corde, deve essere l'inizio del trek. Traballando passo sull'apposta riva. Nel tratto iniziale rassicuranti palme. Poi il sottobosco diviene un inestricabile tappeto di tronchi coperti di muschi. Se non fosse per il sentiero sarebbe impossibile fare un passo avanti. Lascio questo paradiso per spostarmi verso l'interno. La strada sterrata mi porta al Crazy Paving Cave, un antro buio abitato da vermi luminescenti. Una zona è sperimentalmente chiusa per valutare l'impatto che i visitatori hanno sul ragno delle caverne. L'arachnide appende le sue uova al soffitto in un sacchetto fatto di setosa ragnatela. È piuttosto grande, approssimativamente come il palmo di una mano. Scendo una scala consumata dall'acqua, è tutto buio, la galleria è così alta che non riesco a vedere il soffitto, nemmeno con la luce del telefono. Tutto bello, ma un po' inquietante. Mentre sono nell'antro, una vocina sembra dirmi: ma a te chi ti protegge da ragni e da vermoni? Istantaneamente mi giro sui tacchi per riguadagnare l'uscita. Mi sposto di pochi chilometri per andare verso il Moria Gate Arch. Qui il regista del Signore degli Anelli ha ambientato l'ingresso che porta a Khazad-dûm, il regno dei nani.
Siamo soli sul sentiero e ho la percezione che gli animali non abbiano paura dell'uomo. Un passerotto si avvicina a tal punto che sembra voglia posarsi sul palmo della mia mano. Poco dopo, un altro gioca sull'asta della mia telecamera. Al mondo dei nani si accede da una stretta cavità. Attendo un attimo che gli occhi si abituino al buio. Poi sul fondo intravedo una piccola spiaggia. L'antro ha mille sfaccettature, il fondo liscio arrotato dalla corrente del fiume. Un arco di pietra lungo una cinquantina di metri incornicia la giungla. Piccole stalattiti adornano il quadro. Il fiume dentro l'antro disegna un arco come un largo sorriso. Sembra compiaciuto della magnifica opera compiuta. È tardi, ci sarebbero molti altri luoghi da visitare, ma nella giungla è già scuro. Comunque, il primo reverente omaggio a Tolkien si è compiuto e ora dobbiamo rientrare. Stamani il percorso mi ha fatto fare gli occhi grandi, era una continua emozione, ora posso godermi le curve di questa magnifica strada. Arriviamo appena in tempo prima che la birreria artigianale del centro del paese chiuda. Un capannone e una lunga fila di spine per spillare birra di tutte le qualità. Facciamo due chiacchiere con il padrone. Ci dice che non c'è turismo e che qui tutto chiude prestissimo con il calare del sole. Comunque, stasera fa un'eccezione per noi e ci dice di non affannarci, di bere e mangiare tranquilli. Per ogni birra ci porta più varietà di formaggi da abbinare. La sera finisce così. Meno male che siamo vicinissimi all'albergo. Sono orientato un po' torto. Allegro dopo l'ennesima meravigliosa birra bevuta, mentre negli occhi continua a passare l'incredibile film di una terra di commovente bellezza. A domani.